Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo ad occuparci dell'avvertenza FIMER. Nella notte ancora un colpo di scena. Un altro colpo di scena nella complicata vicenda FIMER che vede in ballo il destino di oltre 300 lavoratori. Il fondo Greybull McLaren ha annunciato di aver raggiunto un accordo con gli azionisti per l'acquisizione del 100% dell'azienda. Ora, ferma in una nota ufficiale, sono necessarie le dimissioni dei rimanenti membri del CDA per finalizzare l'operazione. L'azienda, che ha stabilimenti a Terranuova Bracciolini, nell'Aretino e a Vimercate, Monza Brianza, lavora nel settore degli inverter solari. L'avvertenza va avanti ormai da quasi 2 anni, pochi giorni fa, l'annuncio dell'accordo con il fondo di investimento Clementi, adesso un nuovo scenario. I termini dell'accordo prevedono un investimento di 50 milioni di euro, dei quali 10 subito disponibili. Per procedere con l'offerta, McLaren chiede le dimissioni dell'attuale CDA. A dimettersi intanto è stato Luca Bertazzini. Quando ho saputo della scelta degli azionisti, ha detto, contattato dalla nostra redazione, ho prontamente rassegnato le mie dimissioni. È pur vero, prosegue, che a quanto so l'offerta di Greybull è significativamente migliorata rispetto a quella precedente, sia in termini di fondi che di garanzie. Tuttavia, conclude Bertazzini, ritengo che l'offerta del fondo Clementi dovesse essere perseguita, a meno che i soci non abbiano individuato criticità a me sconosciute. Siamo riconoscenti, dice ancora il fondo Greybull, a Luca Bertazzini per aver rassegnato le sue dimissioni. Attendiamo fiduciosi che i due amministratori rimanenti, Giovanni Varriale e Pierre Brochet, completino il loro lavoro e adottino le misure necessarie per consentire a FIMER di andare avanti e sopravvivere. La Regione Toscana e il Comune di Terranuova Bracciolini invece hanno preso carta e penna e scritto al Ministro delle Imprese del Made in Italy e al Sottosegretario per chiedere la riconvocazione con massima urgenza del tavolo nazionale di crisi per la FIMER. A preoccupare in particolare la tenuta economica della società in questa fase, l'assenza di chiarezza sull'intero percorso e le continue divergenze interne alla governance aziendale. Una lunga serie di incidenti ha colpito il territorio provinciale aretino da ieri sera, quando lungo la strada statale 73 un ciclista si è scontrato con un cinghiale. È successo tra Palazzo del Pero e Le Ville, ferito un uomo di 59 anni che si è trovato di fronte all'animale e non è riuscito a frenare in tempo. Un altro incidente, sempre ieri sera, invece in località Poggio Bagnoli, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, un motociclista di 21 anni ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. È stato trasferito in codice giallo all'ospedale della Gruccia. E alle 17 invece di oggi ancora uno schianto in località Cadecio, uno scontro frontale tra due auto, 4 le persone coinvolte trasportate in codice giallo all'ospedale di Arezzo. Si tratta di un uomo di 49 anni, un minore di 7, una ragazza di 19 ed un uomo di 27 anni. Sul posto i sanitari dell'emergenza urgenza, i vigili del fuoco di Arezzo e per i rilievi invece è intervenuta la polizia municipale. Voltiamo pagina adesso per tornare a parlare ancora una volta degli odori molesti. Le segnalazioni continuano ad arrivare da molte parti del comune di Arezzo. E adesso ad intervenire il comune di Arezzo tramite il sindaco e l'assessore Sacchetti. Siamo pienamente consapevoli della problematica che viene quotidianamente monitorata ed è nostra volontà porre in atto ogni soluzione per risolverla. Inizia così una nota dell'amministrazione comunale di Arezzo a firma del sindaco Alessandro Ghinelli e dell'assessore all'ambiente Marco Sacchetti in merito ai cattivi odori lamentati da diverse zone nella periferia della città ormai da oltre un anno. Ricordiamo, dicono ancora, che dalla scorsa estate ARPAT e ASL hanno effettuato più di 400 rilevazioni, così come AISA ha effettuato i dovuti controlli. Riguardo invece la natura delle emissioni odorigene, viene lamentato frequentemente odore di spazzatura. Si tratta esclusivamente, precisa la nota, di odori generati dai processi di trasformazione della materia organica provenienti dalla raccolta differenziata e non dalla termovalorizzazione.
Abbiamo chiesto ad AISA Impianti di attivarsi per comprendere se la linea di compostaggio dell'impianto potesse essere una causa delle maleodoranze e l'azienda, per quanto tutte le analisi effettuate continuassero a confermare il rispetto dei limiti, ha comunque deciso di investire altri 2 milioni di euro nel potenziamento dei biofiltri e dei sistemi interni di monitoraggio su altri punti dell'impianto. Intanto il Comune, considerato che ad oggi le cause dei cattivi odori non sono ancora state individuate con certezza, di concerto con ARPAT e ASL commissionerà ad una società specializzata uno studio olfattometrico di area vasta, con l'obiettivo principale di definire in termini quantitativi la natura del fenomeno, la sua diffusione, la sua intensità e la sua persistenza. E dei cattivi odori si parlerà anche martedì 25 luglio al centro di aggregazione sociale di Villa Severi, che ospiterà l'assemblea pubblica dal titolo Arezzo reagisce, organizzata dal gruppo consiliare Scelgo Arezzo. Siamo stati sollecitati su vari argomenti da residenti e comitati, sottolinea Marco Donati, tra cui quello che monitora il problema dei cattivi odori. Le assemblee per noi sono il coronamento di un'attività di ascolto che svolgiamo quotidianamente e dunque ci sembra naturale che anche la voce dei cittadini abbia spazio. Dopo di ciò, conclude Marco Donati, approfondiremo il tema della sicurezza. E adesso parliamo dei risparmiatori azzerati della ex Banca Etruria. Prosegue l'odissea legata agli azionisti. Secondo quanto previsto dal decreto legge 51 del 2003, i risparmiatori già ammessi al rimborso in prima istanza hanno adesso il diritto di ricevere l'ulteriore quota del 10% di indennizzo, passando dal 30% al 40% grazie all'approvazione di alcuni emendamenti alla legge istituita dal fondo indennizzi. Per far fronte a queste domande, l'ufficio di Consum nella sede CISLA di Arezzo resterà aperto da lunedì 24 a giovedì 27 luglio dalle 10 alle 12 per ricevere tutti i ricorrenti che si erano già avvalsi del servizio per le precedenti richieste di indennizzo. La scadenza dei termini per l'invio della domanda è invece fissata per il 31 luglio 2023. E nel corso degli anni invece sono state molte ad Arezzo le case famiglia per anziani che sono finite al centro delle cronache. Adesso dal comune aretino arriva un appello per la modifica della legge regionale. Sentiamo il vice sindaco Lucia Tanti. Ci sono molte case per anziani in questa città. Non capire questo vuol dire essere un po' fuori dal mondo. Dopodiché le RSA sono poche, sono costosissime. E il fatto che i nostri genitori, i nostri nonni vivano di più è un valore fondamentale, ma non è un motivo per inginocchiare le famiglie. Dal comune di Arezzo arriva così la proposta di modifica della legge regionale 41-2015, quella relativa alla non autosufficienza in merito alle case per anziani. È una legge perfetta da un punto di vista teorico, è una legge disgraziata dal punto di vista pratico, perché di fatto divide il mondo in autosufficienti e non autosufficienti, considerando l'autosufficienza come se fosse un mondo monolitico. Noi proponiamo, il Comune di Arezzo propone una piccola modifica, cioè di permettere alle case per anziani che hanno personale qualificato, che hanno condizioni comunque di tutela vera degli anziani, di poter ospitare anche anziani che hanno un'isogravità oltre il 2, quindi dal 3 in su, e una non autosufficienza oltre il 66%, perché ci possono essere non autosufficienze con questi parametri che possono e anzi forse debbono stare in contesti meno sanitarizzati e più aggregativi. Una proposta che ha già accolto il favore di Italia Viva. Mi auguro che il PD su questo apra le orecchie, apra gli occhi, ha anche vicini, diciamo così, di maggioranza che lo sottolineano. Abbiamo bisogno di un tratto di penna, ci vuole veramente poco, non farlo è un elemento veramente di assurdità. Regione Toscana e farmacie hanno rinnovato l'accordo fino al 2026 ampliando i servizi resi alla popolazione. Il riconoscimento viene direttamente dalla Giunta della Regione Toscana, che ha deciso assieme alle farmacie di rinnovare l'accordo CUP per altri 3 anni. Siamo di fronte, spiega il presidente di Roberto Giotti,
ad un piano che permette ai cittadini di recarsi nelle farmacie convenzionate per prenotare con una ricetta dematerializzata visite specialistiche ed esami clinici tramite il CUP e l'attivazione e lo sblocco della tessera sanitaria, ma non solo. Nel testo si prevede di attivare anche nuovi servizi già previsti dall'accordo proprio nella direzione della progressiva piena applicazione della farmacia dei servizi. Sarà possibile, quando sarà aggiornato a breve la piattaforma informatica regionale da parte delle ASL, anche ritirare i referti degli esami direttamente in farmacia. E adesso rischio idraulico. È stato infatti il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno a presentare gli interventi che riguardano il reticolo del comune aretino, interventi per circa 2 milioni. Sono già al lavoro uomini e macchine del consorzio di bonifica per lo sfalcio e il taglio selettivo della vegetazione su circa 220 km di corsi d'acqua per rimettere così in forma i fiumi del comune aretino. Un'operazione di prevenzione del rischio idraulico da oltre 2 milioni di euro. Si tratta di quei lavori meno visibili, meno impattanti, ma molto importanti per mantenere in efficienza il reticolo idraulico e quindi garantire il regolare scorrimento delle acque e quindi una maggiore resilienza dei nostri territori. Si tratta di contenimento della vegetazione, quindi sfalci dell'erba, tagli delle piante, mantenimento delle opere idrauliche presenti e rimozione dei sedimenti appunto dove è necessario. Un programma condiviso con le amministrazioni locali ed approvato dalla Regione Toscana. L'operazione è scattata lo scorso 1 luglio nel rispetto della normativa a tutela della fauna nidificante. Sono già partiti nelle settimane passate gli interventi per quanto riguarda la zona nord del comune, sul fosso di Marcena, sul torrente Maspino e sul torrente Chiassa. Abbiamo in partenza proprio in questi giorni gli interventi sul sistema Castro-Bicchieraia e sono già al lavoro gli operai anche sul torrente Vingone. Al via, sempre in questa prima fase e in questa prima tranche di lavori, anche quelli sul fosso Sellina. Poi a breve partiranno anche sul torrente Vingone di San Giuliano e poi su tutto il sistema connesso Marancione-Lota. E poi spostandoci a sud, ricordiamo ecco, i corsi d'acqua principali, gli affluenti principali del Canale Maestro, tutti in manutenzione, quindi il Rio Grosso, il Rio di Rigutino, Torrente Vitiano e tutti gli altri che tagliano diciamo, sia l'SR71 che la via dei Ristradelli, sono tutti in manutenzione. In questa zona in particolare ricordiamo anche una serie di tratti di monte che quest'anno saranno oggetto di manutenzione proprio a monte dei centri abitati, che poi quella è la zona anche che è stata più colpita dall'evento alluvionale, ricordiamolo, del luglio 2019. Si aprirà domani con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il convegno sul codice di Camaldoli in programma al Monastero Aretino. Vediamo il servizio. Da Camaldoli vengono orientamenti basilari che riscontriamo oggi nel nostro ordinamento, anzitutto l'affermazione della dignità della persona e del suo primato rispetto allo Stato, con il rifiuto di ogni concezione assolutistica della politica da cui deriva il rispetto del ruolo e delle responsabilità della società civile. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un editoriale pubblicato da Toscana Oggi. L'occasione è il convegno organizzato dalla CEI e in programma a Camaldoli tra il 21 e il 23 di luglio per celebrare gli 80 anni del codice di Camaldoli. Lui richiama alla dignità della persona quando qui a Camaldoli fu proprio messo in evidenza l'importanza della dignità della persona anche rispetto allo Stato. È qualcosa che andava contro quell'assolutismo, quel regime da cui ancora veniva governata in quel periodo l'Italia. Vi è ragione, conclude il Presidente, di essere ben orgogliosi guardando ai padri fondatori del codice di Camaldoli per il segno che hanno saputo imprimere al futuro della società italiana. È un appuntamento atteso, molto importante, a cui guardiamo con grande fiducia, con quel senso anche di responsabilità per aver ricevuto una bellissima pagina di storia e con l'impegno anche di togliere la polvere da questa pagina di storia.
Restiamo in Alto Casentino. Questa mattina a Poppi è stata inaugurata la mostra Michelangelo Rapito, un'esposizione sulle opere salvate durante la Seconda Guerra Mondiale. La grande bellezza salvata proprio qui al castello di Poppi, che assieme al monastero di Camaldoli a Villa Bocci di Soci divenne tra il 1940 e il 1944 una straordinaria roccaforte di protezione per le opere d'arte. Arrivarono proprio qui al castello di Poppi, in questa sala dove è stata allestita la mostra, capolavori come il Tondo Doni, come la Nascita di Venere, come le opere di Leonardo. Oggi il castello ospita prestiti delle gallerie degli Uffizi e le immagini più importanti dei dipinti e delle sculture messe al sicuro durante la Seconda Guerra Mondiale. La mostra Michelangelo Rapito, capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino, visitabile sino al prossimo 18 gennaio, rientra nel programma degli Uffizi diffusi. In un percorso storico-artistico con delle foto suggestive bellissime che provengono dal gabinetto fotografico degli Uffizi, documenti originali dei registri d'arrivo, delle opere. Dagli Uffizi è arrivato il ritratto di Giovanni II Bentivoglio di Lorenzo Costa e la copia in gesso del Fauno perduto di Michelangelo, una delle protagoniste più misteriose ed affascinanti della mostra. E fu trafugata probabilmente insieme alle altre casse nell'agosto del 44, dove è andata ancora. Ancora non si sa, è un mistero. Da quel giorno sono diventato per molti un'ossessione, emblema di ogni opera da ritrovare. Nell'assenza e incessante ricerca ho trovato la mia consacrazione. A completare il percorso espositivo una mostra immersiva. Permettono un'esperienza incredibile nella storia di questi capolavori che sono stati gli emblemi del Rinascimento, ma che di fatto hanno avuto una storia incredibile anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Torniamo adesso in città. Ieri nel cuore di Arezzo ha preso avvio la prima edizione dell'Opera Seme Festival. È iniziato Opera Seme Festival 2023 con due masterclass di pregio, con il mezzo soprano Blighty Gazer della Metropolitan Opera di New York e con il baritono Mario Cassi, aretino con all'attivo riconoscimenti ed interpretazioni in tutto il mondo. Sono stati dei giorni molto intensi, aperti alla città, anche al pubblico che poteva assistere a vedere come si crea la formazione di un cantante, insomma, quello che c'è dietro le quinte. Saranno 4 giorni di eventi dedicati al mondo dell'opera, per la prima volta ad Arezzo, che vedono come protagonisti 22 cantanti americani. Io vorrei ringraziare una persona, Matthew Schlonegger, che ormai da 4 anni lavora con noi su questo programma della Friends University. E quindi ci sono stati contatti continui, noi lavoriamo durante tutto l'anno per poter arrivare a creare quello che poi creiamo con i ragazzi. Dare veramente la possibilità ai giovani di potersi esprimere, di poter avere delle esperienze di questo tipo in dei luoghi storici come il Teatro Vasariano, come il Teatro Petrarca, che a 20 anni, 21 anni sarà un'esperienza per loro che porteranno per tutta la vita con sé. Tra gli appuntamenti più attesi l'opera completa Giulio Cesare d'Egitto, in programma venerdì 21 luglio al Teatro Vasariano, gran finale invece sabato 22 luglio al Teatro Petrarca con scene d'opera e poi l'opera completa Suor Angelica con i giovani cantanti statunitensi e la musica di Oida. Passiamo alla pagina dello sport, al calcio prosegue a Rigutino infatti la preparazione estiva dell'Arezzo in vista del prossimo campionato di Serie C. Sentiamo adesso le prime parole di Lorenzo Masetti e di Fabio Foglia. Mi ha convinto, sono stato cercato fortemente, qui c'è un progetto molto interessante dove sicuramente quest'annata potremo fare molto bene e divertirci. Sì, le mie caratteristiche, mi piace molto impostare, mi piace essere un giocatore aggressivo e queste direi sono le mie caratteristiche principali. No, non, di persona non conosco nessuno, però ho avuto la fortuna di incontrarli spesso sul campo. Ecco. Il mio obiettivo personale è quello di, quando verrò chiamato in causa, di aiutare il più possibile la squadra e cercando di fare un grandissimo campionato tutti insieme. No, è un bel ritiro, poi fatto in casa è un po' strano, perché non l'avevo mai fatto io, però qui c'è
c'è un'organizzazione importante, insomma il campo di Udine è un bel campo, anche l'ambiente si respira una bella aria. Ma siamo ai primi giorni, quindi si inizia un po' a sudare, iniziamo a conoscerci con i nuovi acquisti, però diciamo si è un po' continuato sulla falsa riga di come abbiamo finito. Tentare di fare il massimo senza proclami, però ci teniamo a fare bene, ecco, la squadra sta venendo su bella, siamo un bel gruppo, siamo rimasti in tanti l'anno scorso, quindi siamo già abbastanza amalgamati e speriamo di fare un bel campionato. C'è un bel ambiente anche fuori, ecco, diciamo che la vittoria del campionato ha portato tanto entusiasmo e speriamo di continuare così. AMBS Servizi Scuola Basket Arezzo invece comunica il primo ingaggio per il prossimo campionato di Serie B interregionale. Si tratta di Ettore Semprini Cesari. Dunque non si è fatto attendere il nuovo innesto dopo le conferme di Toia, Rossi, Pelucchini e Giommetti. La società Amaranto adesso inserisce nel proprio roster Semprini, che andrà a rafforzare il reparto dei lunghi. Ottime notizie anche per il mondo delle bocce aretine. Una nuova convocazione per Giulia Pierozzi, arbitro e tesserata tra le file della Cortona Bocce. Dopo il mondiale dello scorso settembre sarà infatti nuovamente impegnata in una competizione internazionale. Il campionato europeo Juniores Raffa, che è in corso dal 18 al 22 luglio sulle corsie del Centro Tecnico Federale di Roma. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.